Benvenuti al Forum Innovazione Sostenibile, che in realtà è già cominciato da qualche ora e ci ha già regalato dei momenti di riflessione molto interessanti. In un forum sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione non si poteva non parlare di Smart City, che è una sessione, secondo me, posizionata in modo particolare all'interno dell'evento, perché è un raccordo fra quello che ci diciamo oggi e i temi che tratteremo domani. Perché il tema della città intelligente è anche, hanno anche a che fare con, con i temi della città sostenibile, l'idea che attraverso una serie di soluzioni urbanistiche, tecnologiche, architettoniche sia possibile costruire una città più a misura di essere umano nella modalità di comunicazione, nell'accesso ai servizi, nella mobilità. Oggi sono da solo in questo studio, ma ci sono tantissimi speaker collegati, quindi questo ci dice che c'è un grande interesse attorno a questo tema. Avremo, penso, abbastanza tempo per, affinché tutti possano esprimere il loro punto di vista. E questo significa, diciamo, che Comunicazione Italiana ha fatto bene a posizionare una sessione su questo argomento, perché ci sono tantissimi spunti che ne possiamo trarre. Io ringrazio chiaramente tutti gli speaker che si sono collegati. Per ragioni di tempistiche li presenterò nel momento in cui li inviterò a parlare e non prima. Andrei subito da Marco Alberti, Head of International Institutional Affairs di Enel. Marco, ci puoi sentire? Sì. Ok, perfetto. Allora, grazie di essere qua. Volevo cominciare da te, perché alla luce delle riflessioni che ci siamo scambiati in questi giorni, pensavo che tu potessi essere qualcuno a cui porre una domanda introduttiva e di primo approfondimento. Ossia, che cos'è per te la Smart City, che cos'è stata, che cos'è oggi, e in che modo un colosso come Enel è implicata in questo tipo di ragionamento? Grazie, grazie di averci invitato, di avermi dato questa possibilità. Vado subito al punto con una brevissima premessa. Il settore energetico si è trovato in generale dalla digitalizzazione, per la velocità che la digitalizzazione ha avuto, per la rapidità e anche la pervasività. Il settore dell'energia non era particolarmente innovativo per la natura vendita, se anche per le caratteristiche, diciamo, che lo definiscono. E proprio per questo, diciamo, la reazione del mondo industriale legato all'energia è stata molto interessante, e la città, intesa come Smart City, evidentemente è stato uno di quei contesti nei quali diciamo si è manifestata più evidentemente la risposta digitalmente intelligente degli utilities allo sviluppo della digitalizzazione. Con una piccolissima premessa: siamo abituati a considerare la digitalizzazione come un fenomeno inevitabile e inarrestabile. D'altronde, in una società dove ogni minuto partono 29 milioni di WhatsApp, è chiaro che si tratta di un fenomeno inarrestabile. Però, se mi consentite, la digitalizzazione è anche un fenomeno incremente. Cioè, non essendo un processo di adeguamento, ma una rivoluzione, ha delle caratteristiche molto particolari, cioè una partita che non ha pareggio, per metterla in termini un po' sportivi. È una partita che va vinta, perché appunto diciamo crea una netta separazione tra chi riesce nel processo di digitalizzazione e chi no. E nel settore dell'energia questo è stato chiarissimo. Io credo che uno dei punti del successo che ha avuto Enel, che continua ad avere la possibilità oggi, per esempio, smart working per Enel, di lavorare e di continuare a produrre con livelli elevati di efficienza, è data dal precedente processo di digitalizzazione che la società aveva affrontato, dal fatto che la società è in cloud, dal fatto che, diciamo, per darvi un unico dato, gli investimenti previsti nell'arco di piano strategico 2020-2022 sulla digitalizzazione delle reti sono oltre 11 miliardi di euro. Quindi una cosa, diciamo, molto importante. Ora, la città, come è pensata, è intelligente, e la vede come una città intelligente, innanzitutto dal punto di vista delle infrastrutture abilitanti, perché per una serie di servizi, per una serie, diciamo, di nuove opportunità che la digitalizzazione offre al cittadino, sono necessarie delle infrastrutture digitali, sono le reti elettriche. Ce ne siamo accorti dell'importanza delle reti, ce ne siamo accorti in questo periodo di Covid, e ci continuiamo a accorgersi
accorgerci di come la resilienza e la digitalizzazione delle reti elettriche siano una precondizione per la città digitale e quindi per la città smart. Mentre sto parlando, mi sono accorto che mentre sto parlando è uscita una notizia con la quale si annuncia una nuova partnership di Nvidia con la piattaforma Tint per tutti i servizi di fintech offerti anche da parte di Enel, quindi una nuova prospettiva per il cliente. Cosa vuol dire questo? E vado a chiudere. Vuol dire, credo, sostanzialmente tre cose. La prima, che la città smart è una città nella quale innovazione e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia, e su questo non c'è dubbio. È assolutamente ideologico parlare oggi di sostenibilità senza un processo innovativo che la sostenga. Non ha molto significato industriale innovare se ciò che si innova non tende a un incremento dei livelli di sostenibilità. Quindi la digitalizzazione è intelligente innanzitutto se, diciamo, lo strumento digitale non esaurisce la sfida digitale. Questo è un aspetto molto importante, cioè quello di cui abbiamo bisogno non è solo dotarci di un asset, di nuovi asset digitali di ultima generazione per costruire una città smart, ma abbiamo bisogno forse anche di un mindset di ultima generazione, che è quello, diciamo, che sta costruendo anche il gruppo al proprio interno e con le iniziative verso l'esterno, cioè un investimento in brain, in competenze, non solo in infrastrutture digitali. Una seconda ragione che rende intelligente la digitalizzazione, anche nella visione che c'è, è di non confondere la digitalizzazione con la datificazione. Questo se ne è già parlato anche in altre sessioni. Cioè per aggiungere valore non è necessario produrre o generare più dati o razionalizzarli, ma utilizzare quei dati per un obiettivo diverso, che nel caso di Enel è una client centricity che si unisce ad una citizen centricity per quanto riguarda, diciamo, un insieme di servizi. In questo evidentemente azienda e istituzioni, azienda e pubblica amministrazione camminano insieme. Infine, una ragione di intelligenza che sta alla base della digitalizzazione per la città è che questi dati raccolti siano integrati naturalmente in maniera sempre più aperta e condivisa, perché una quantità di dati non condivisi e non gestiti in maniera razionale sono molto meno atti a creare valore. Pensate soltanto a una app per la prenotazione online di un parcheggio. Qualche tipo di integrazione di dati ha con altre piattaforme, usa dati generati da piattaforme che parlano di traffico, che parlano di illuminazione pubblica, che parlano di previsioni del tempo, eccetera. Quindi chiuderei con un aspetto, questo primo intervento, chiuderei con un punto secondo me importante. La città intelligente, la Smart City, è, diciamo, una rappresentazione di come il rapporto pubblico-privato può diventare uno strumento di rilancio del paese. La città è una piattaforma e sta, diciamo, costruendo delle premesse fondamentali affinché quella digitalizzazione intelligente si trasformi, diciamo, in un valore per l'intero paese, in Italia e anche nel mondo. Non ci dimentichiamo, sì, voglio spendere una parola a favore dell'Enel, veramente importante, non credo esistano altri settori in Italia industriali dove l'Italia può vantare la prima utility in Europa e la seconda al mondo, in un momento in cui le utility nel rilancio post-Covid sostenibile rappresentano sia a livello di città sia a livello di paese un asset fondamentale. Molte grazie Marco per aver intanto per aver fatto un intervento molto interessante e poi per aver richiamato alcuni aspetti cruciali secondo me per la giornata di oggi e di domani. Il fatto che innovazione e sostenibilità stiano insieme e il rapporto che deve esserci fra pubblico e privato, questi sono temi che penso ritorneranno nell'arco di questa sessione. Peraltro abbiamo alcuni ospiti che vengono dal mondo delle amministrazioni locali e quindi ci diranno anche qualcosa a riguardo. Ora, la Smart City non è soltanto il tema delle soluzioni innovative a una serie di esigenze dei cittadini, perché c'è anche un lato normativo che deve essere tenuto in considerazione. E io questo volevo farlo con l'aiuto dell'avvocato Rotondi, se ci
riesce a sentire, al quale vorrei chiedere quale aspetto della Smart City è particolarmente, a suo avviso, delicato da un punto di vista normativo e quindi richiede una riflessione particolare. L'avvocato Rotondi è managing partner di un importantissimo studio legale come la Blo. Prego, avvocato. Sì, buongiorno a tutti e grazie di questa grande opportunità di confronto di idee attorno a un argomento come questo. Beh, certo, la mia, al di là della condivisione con, per quanto attiene tutti i contenuti degli interventi, la mia è una visione più specifica e specialistica, perché evidentemente tutto questo movimento innovativo, innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e quant'altro impatta nel mio settore. Io mi occupo ovviamente di diritto del lavoro, mi occupo quindi di ristrutturazioni d'azienda, eccetera. Perché impatta? Perché, come abbiamo visto con questo acceleratore che è stato poi il lockdown, abbiamo sicuramente da gestire quelli che sono gli effetti e i riflessi di quello che tutto ciò che noi possiamo determinare e chiamare smart, no? Smart city, smart working, eccetera. Sono degli effetti sui quali si è dibattuto tantissimo, si è scritto tantissimo, disoccupazione, nuova occupazione e quant'altro. Per adesso in Italia non abbiamo ancora un effetto, come posso dire, totale, perché c'è stata la vicenda Covid che ha anestetizzato quelle che possono essere le accelerazioni e gli effetti positivi o negativi. C'è una legiferazione che ha bloccato tutte quelle che possono essere le operazioni riorganizzative delle imprese, quindi in questo momento non stiamo assistendo a nulla dal punto di vista di verifica degli effetti e delle azioni a correzione di questi effetti. Una cosa sicuramente possiamo dire. Allora, è evidente che come in tutte le situazioni di cambiamento, il cambiamento di per sé porta delle modificazioni. Sicuramente la modificazione che ci attendiamo da questa nuova rivoluzione industriale è una modificazione molto più importante, ma già sotto il profilo della velocità. Cioè, i cambiamenti a cui abbiamo assistito negli ultimi secoli sono stati sicuramente epocali, ma hanno avuto una tempistica e un tempo di anche assorbimento superiore rispetto a quello attuale. Abbiamo altresì un tema sociale ed economico, un perimetro sociale ed economico sicuramente diverso da tutto quello che era il perimetro fino ad oggi conosciuto. E quindi sono aspetti che dobbiamo considerare sempre e soprattutto quando si ha a che fare col diritto del lavoro. Mi soffermo su un aspetto, perché è l'aspetto che viene oggi dibattuto da tutti e sul quale chiunque ritiene di poter dire la qualsiasi cosa: lo smart working, no? Allora, io ho già fatto anche ieri un altro intervento di questo tipo. Lo smart working non va confuso con tutto quello che è accaduto fino ad oggi. Non va confuso con l'home working, non va confuso con quello che è accaduto con lockdown, non va confuso con il rapporto di lavoro ordinario. Lo smart working è un processo organizzativo, è un modello organizzativo del quale le aziende già da anni, quelle più internazionali, si sono dotate e con il quale hanno fatto anche evidentemente i conti. Chi è andato avanti, chi è tornato indietro, l'IBM ha reintrodotto invece un rapporto ordinario per mille ragioni e chi è andato oltre. Però attenzione, smart city, abbiamo capito che smart, quando si parla di city, diventa intelligente. La city è intelligente. Quando si parla di smart working, perlomeno il nostro legislatore ha detto che parliamo di lavoro agile. La differenza non è poca, perché lavoro agile significa qualcosa di ben diverso dal lavoro intelligente, e città agile è sicuramente qualcosa di diverso da città intelligente. Allora, il tema è il seguente: noi non possiamo immaginare di governare un fenomeno se non ne comprendiamo il reale contenuto.
perché da un punto di vista legislativo, quando non si comprende il contenuto, non si comprende la valenza, non si comprende il reale portata di un fenomeno, produci norme ignoranti. Se invece tu prima comprendi e poi legiferi, molto probabilmente il risultato potrebbe essere positivo. Quindi quando io sento parlare dei grandi risultati in tema di smart working, eccetera, o di lo smart working cos'è o cosa non è, vorrei ricordare a tutti che attualmente lo smart working non esiste in Italia. Il lavoro agile non esiste in Italia come fattispecie autonoma. Esiste il rapporto di lavoro subordinato, vecchio, con tutte le regole antiche che conosciamo, e poi esiste una norma che afferma il principio che le parti all'interno di quel rapporto di lavoro subordinato, governato ancora da quelle regole, possono contrattare una parte agile della prestazione. Si vanno a modificare, come tutti hanno scritto e hanno detto, il luogo di lavoro, quindi il luogo della prestazione, e l'orario di lavoro, ma non è che saltano. Sia il luogo, ancorché non determinato, deve essere determinabile, e l'orario non è che non esista, ma che la prestazione dovrà essere comunque resa coordinata all'interno di un processo organizzativo dell'azienda. Ma cosa manca affinché tutto quello che è smart possa arrivare ad essere innovativo e sostenibile? Manca la riforma principale, cioè se quel contratto continua a essere legato alla retribuzione versus tempo, noi non avremo mai lo smart working, perché lo smart working fondamentalmente come concetto ha la liberazione del quantum retributivo rispetto al tempo messo a disposizione, ma l'individuazione della prestazione come risultato. Spero di essere stato chiaro. Ad oggi il rapporto di lavoro subordinato non si fonda sulla sul sinallagma ti do un risultato, se non lo raggiungo non vengo retribuito, se lo raggiungo vengo retribuito. Oggi il rapporto di lavoro subordinato si fonda ancora sul tema: io metto a disposizione del datore di lavoro le mie energie psicofisiche e il mio tempo, ed è il datore di lavoro che lo deve governare. Allora, quando si parla di smart working, capite come in realtà non possiamo parlare di lavoro agile, lavoro da casa, lavoro da ufficio. Ho sentito dire che è bello perché adesso non vado più in ufficio, ma quello non è smart working, significa che non vai in ufficio, è un altro discorso. Lo smart working significa scollegare l'idea che la tua prestazione possa essere continuamente governata da qualcuno, ma significa l'assunzione della responsabilità del risultato della prestazione, non solo la messa a disposizione del tempo. Credo di aver già anche superato il tempo a mia disposizione. Grazie avvocato per aver chiamato in causa un tema che ritornerà nell'arco di questo forum. Domani ci sarà una sessione specificamente dedicata al tema dello smart working, sia da un punto di vista delle incertezze normative, sia dal punto di vista di cosa può fare l'innovazione per agevolare il cambiamento. Vorrei restare un attimo sul piano delle norme, di cosa può fare il pubblico, l'apparato pubblico in tema di smart city. Abbiamo la dottoressa Valentina Grippo collegata con noi dalla Regione Lazio, esattamente vicepresidente della Commissione Lavoro, Formazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Istruzione e Diritto allo Studio. Quindi sono tutte aree di intervento estremamente delicate, estremamente collegate con il tema del benessere di una città e dei cittadini. E quindi alla dottoressa Grippo, che saluto, vorrei chiedere che cosa bolle in pentola nella Regione, quali iniziative ci può raccontare e in quali particolari aree di intervento sono indirizzate. Scusate, non avevo l'audio attivo, grazie. Prego. Mi scuso in anticipo perché, come ho avvisato gli organizzatori, nel frattempo ci hanno messo una commissione, peraltro che tocca fortemente alcuni dei temi a cui accennava per esempio l'avvocato, perché sono i temi rispetto alla riapertura delle scuole che, come sapete, attanagliano tutti noi e che hanno anche un impatto sul modello organizzativo e sui diritti e doveri, insomma, degli insegnanti e di quello che noi possiamo pretendere in questa fase. Quindi mi scuso, a un certo punto mi assenterò, ma se il dibattito continua magari riesco dopo a reinserirmi.
Però alcune considerazioni che peraltro sono emersi anche in un lavoro che abbiamo fatto come regione congiuntamente ai principali player nazionali, fra cui fra l'altro era presente anche l'Enel che mi ha preceduto negli interventi, che è questo libro bianco sull'economia digitale che è stato presentato subito dopo il Covid e dal quale già emergevano alcune considerazioni che vorrei fare con voi, al di là di quello che ha fatto la regione, ora ve lo dirò. Però prima io nella mia vita precedente alla politica mi occupavo di change management, di digitale e vedendo lo lato pubblica amministrazione ho potuto anch'io cimentarmi con la grandissima palestra che è stato il Covid per tutti noi, no? Dove io dico spesso abbiamo avuto una lente di ingrandimento, quello che funzionava ha funzionato benissimo, quello che non funzionava non ha funzionato tantissimo, no? E quindi a partire da questa considerazione noi oggi ci troviamo con i tre ambiti che sono il substrato, no? Si parlava prima, mi sembrava molto interessante l'idea della città come piattaforma sulla quale si appoggiano i tre pilastri, cittadini, imprese, settore pubblico. Questi tre ambiti, come di fronte alla sfida del digitale, si sono comportati anche con la lente di ingrandimento del Covid. Con un'ultima cosa che io metto sulle vostre considerazioni, abbiamo visto un punto di vista di un grande player, il tema del legale, dell'inquadramento giuridico. Oggi abbiamo anche un tema come amministrazione, come coloro che hanno in mano il driver un po' dell'investimento dei prossimi mesi, che è quello di avere soldi per la prima volta, no? Avere delle risorse da investire e capire in che misura siamo in grado sulle infrastrutture digitali e su, come correttamente diceva Alberti, anche sul brain, perché sono d'accordo che non basta l'infrastruttura, ma come facciamo in modo che i nostri figli paghino domani un investimento oggi su qualcosa che davvero gli restituiamo con gli interessi, no? Mi sembra che questa sia la questione. Allora, noi abbiamo fatto come amministrazione qualche conto e partendo dall'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti, no? Cioè quei servizi senza i quali non si può parlare di trasformazione digitale, ci accorgiamo che anche nella regione le reti 5G, la cyber security, l'intelligenza artificiale, blockchain, analisi del big data, Internet of Things, no? La grande sfida è avere uno stadio di avanzamento, io dico sempre a matrice, cioè dove cittadini, imprese e settore pubblico viaggiano insieme, perché se poi il settore pubblico è pronto ma il cittadino non è in grado, ci facciamo poco, così come con le imprese, no? Faccio un esempio, io mi occupo di e-learning, si chiamava e-learning, ora si chiama in altro modo da tempi immemorabili. Permeare la scuola pubblica con l'idea di formazione a distanza fino a un anno fa era una sfida complessissima, non ci si riusciva, c'era una resistenza del sistema anche giusta, anche legittima, ma comunque che rendeva molto complicato. Abbiamo fatto tantissime cose anche là, no? La biblioteca digitale, i micrositi per le scuole, era tutta una fatica obbligare nel loro tempo libero l'insegnante a fare anche quella cosa fra le tante cose che faceva. All'improvviso, doccia fredda del Covid, anche no, l'insegnante di materna del figlio si è dovuta cimentare con questa cosa e abbiamo avuto. Allora, nel momento in cui abbiamo avuto un'emergenza, no, la famosa sfida, crisi che può essere opportunità, e una risorsa, dei soldi che ci arrivano da investire, io ritengo che l'amministrazione tutto quel che debba fare è unire i puntini di queste vicende e coadiuvare questo cambiamento. La Regione Lazio, noi a fine marzo del 2020 abbiamo investito 2 milioni di euro per sostenere i piani aziendali di smart working, che concordo è cosa complessa perché ciò che diceva Rotondi non va banalizzato, cioè il lavoratore oggi, in parte è anche corretto, il lavoratore dipendente mette a disposizione dell'amministrazione il proprio tempo e l'amministrazione, tra virgolette, non banalizzate quello che sto dicendo, usa quel tempo come vuole e può cambiare strada facendo continuamente quel. E
E come si può trasformare questo in un obbligo di risultato e di obiettivo smaterializzato e scollegato dal tempo a disposizione? E se si possa fare per tutto? Non è detto che si possa fare, perché se io ho uno sportello che deve rispondere dalle 8 alle 8, quello lì deve stare e quello deve fare. Quindi capisco la sfida. Noi abbiamo investito questi soldi che si sono aggiunti ai 5 del POS FES 2014-2020 e su questo specialmente. Rivolti al progetti di digitalizzazione delle PMI, si stanno facendo progetti pilota e progetti di strutturali abbastanza importanti, peraltro per rispondere, Alberti, molto più sul brain che sull'infrastruttura, più sull'intelligenza, sui contenuti, su quello, sul, diciamo, sul software di questo processo. Abbiamo anche cercato di sostenere le piccole comunità. Abbiamo dato 7.500 euro a ogni comune sotto 5.000 abitanti per l'acquisto di servizi, supporti organizzativi, abbiamo finanziato la banda larga, abbiamo lavorato per lo smart working dal punto di vista dei servizi e quindi su questo si sta lavorando. Ma ritengo davvero, e lo dico non senza retorica, premesso io sono una abituata ad ascoltare e prendere appunti dall'inizio alla fine, ma avendo visto il panel dei relatori, veramente mi interessa instaurare un rapporto sinergico con coloro che poi interverranno e con chi ha voluto mettere insieme questo parterre così di qualità, perché ritengo che ci sarà una roadmap molto serrata dove alle finanze e ai bilanci tradizionali delle regioni e dello Stato si sommeranno recovery fund, prestiti agevolati, fondi europei. Non possiamo permetterci come nazione e come regione di mancare questa occasione, non ne avremo un'altra. E quindi su questo è evidente che cittadini, amministrazioni e grandi e piccoli player del paese devono viaggiare insieme. Molte grazie, dottoressa Grippo. Un'espressione che lei ha usato è per noi una sorta di parolina magica. La crisi che si trasforma in opportunità è un po' lo spirito con cui abbiamo affrontato i temi e gli eventi di quest'anno per ovvie ragioni. Ora, dalla Regione Lazio mi sposterei alla Regione Lombardia perché ci ha raggiunto poco fa il vicepresidente della Regione, dottor Fabrizio Sala. Chiedo se ci sta ascoltando e se vuole. So che il tema della Smart City è un tema che gli interessa molto e quindi gli chiederei di raccontarci un po' che cosa succede in questo momento nella regione. Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie Federico Morganti per l'invito. Saluto anche chi è collegato, con qualcuno ci conosciamo, come Michelangelo Surigo, eccetera. Lavoriamo costantemente insieme. Guardate, sto intervenendo, ho appena chiuso il tavolo della Smart Mobility e Intelligenza Artificiale, che è un tavolo che abbiamo realizzato qua in Regione Lombardia in collaborazione con l'università e i sistemi aziendali. Mi piace collegarmi a quello che ho detto, che la crisi in fondo è un sinonimo di trasformazione e questo periodo del Covid ci ha di fatto trasformato. Prima ci ha un po' colpito, ci ha bloccato in un certo senso. Ma poi ci ha trasformato. In Lombardia abbiamo aziende in crisi, aziende che hanno chiuso, aziende che chiuderanno. Abbiamo aziende che stanno resistendo e abbiamo aziende che stanno andando benissimo. Abbiamo aziende che stanno andando benissimo perché hanno una produzione tipica che possono resistere a questa pandemia, ma abbiamo aziende che si sono trasformate e che sono state capaci di realizzare, non solo non in campo sanitario, ma anche in altri settori, di realizzare qualcosa che normalmente veniva realizzato da altre parti del mondo dove oggi si trovano maggiormente in difficoltà. Riguardo appunto al vostro tema, Smart City, Smart Economy, questo è proprio la cresta dell'onda su cui bisogna surfare, su cui bisogna fare surf. Perché comunque non sappiamo quanto durerà questo periodo, secondo i nostri ricercatori durerà tanti mesi, diversi mesi. Sappiamo però che i comportamenti umani cambiano, sappiamo che cambieranno e che saranno cambiati anche dopo questa pandemia. In questo momento abbiamo raccolto per esempio i dati di traffico a Milano, abbiamo visto che sono ai picchi, perché la gente tende comunque a utilizzare
i veicoli propri e non il trasporto pubblico per evidenti paure, ma anche per sgravare l'affollamento del trasporto pubblico locale, che sicuramente non riesce a reggere nella funzione come nella funzione passata. Tenete presente che a Milano ogni giorno, in epoca non Covid, più che triplicava la popolazione, quindi passavamo da 1 milione a 3,5 milioni di persone. E tutti i nuovi sistemi di telelavoro, ma soprattutto di smart working, che non è telelavoro, è lavoro agile, la differenza di orari è un lavoro diverso, all'interno del quale si inserisce non solo il lavoro remoto, ma anche una sorta di welfare aziendale, di benessere per i lavoratori. Comunque, dicevo, noi abbiamo definito una strategia, una in particolare in disruption, come vi ho detto, con questo tavolo. Abbiamo appena finanziato l'acquisto del simulatore di guida più sofisticato d'Europa, che sarà installato al Poli Hub di Milano, e al quale andranno a fare sperimentazioni aziende e università di tutta Italia, e insieme stiamo definendo le strategie proprio della smart mobility e delle smart cities in epoca Covid e post-Covid. Quindi vorremmo un po' cavalcare chi cavalca questo futuro e chi non solo resiste ma riesce a approfittare, tenendo presente che altre aree del mondo si trovano in condizioni peggiori delle nostre, non solo sotto l'aspetto sanitario ma anche sotto l'aspetto economico, aree che normalmente erano forti sotto l'aspetto economico. E abbiamo approntato un piano di azioni nel 2021 che va proprio in questa direzione, proprio riguardo al sottoscritto che segue ricerca, innovazione, università e internazionalizzazione. Intanto abbiamo iniettato subito, stiamo investendo 50 milioni di euro per lo sviluppo della tecnologia blockchain per l'accesso ai servizi pubblici. Noi cominceremo, abbiamo già cominciato con alcuni bandi, a permettere di fare domande senza allegare nessuna certificazione, misure camerali, roba di questo tipo. È sufficiente inviare una domanda elettronica e il nostro sistema informatico pensa a recuperare tutte quante le certificazioni. Questo verrà esteso chiaramente a tutte quante le funzioni, non solo la Lombardia, ma sperimentiamo questo anche con i comuni lombardi. Su questo, come dicevo, abbiamo stanziato 50 milioni di euro. Poi abbiamo pensato di investire immediatamente, questo succederà settimana prossima, con effetto retroattivo, 30 milioni di euro per finanziare tutte le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza, e-learning, eccetera, eccetera. Vi parlo dell'università perché fa parte della mia delega, chiaramente. Poi abbiamo investito 5 milioni, cioè portiamo a spendere di fatto 5 milioni per un hub regionale, un progetto interessante che avevamo già nel cassetto riguardante l'economia circolare, e siamo la prima regione farmaceutica d'Italia, siamo la regione con il maggior numero di IRCS sul territorio, siamo la regione che in questo momento ha più di 1000 centri di ricerca e che quindi sta ricercando molto, dove l'attività di ricerca è molto frenetica non solo nelle università, nei centri di ricerca, ma anche nelle aziende. E allora abbiamo la creazione di un centro di eccellenza sulle scienze della vita, con però l'obiettivo del trasferimento tecnologico, dove la regione mette 15 milioni e globalmente abbiamo un investimento di 50 milioni. Questo è un progetto che avrà rilevanza europea, coinvolgerà anche l'area MIND, quindi coinvolgerà Human Technopole, e sarà il primo progetto in cui il centro di ricerca Human Technopole sul genoma umano comincia a fare concretamente trasferimento tecnologico. È chiaro che io parlo per la Lombardia, ma questi sono progetti che vanno al di là dei confini amministrativi, nel senso che poi dopo siamo in collegamento anche con le altre regioni, soprattutto con tutte le altre realtà. Abbiamo poi stanziato altri 20 milioni di euro sempre per il trasferimento tecnologico e per realizzare accordi di collaborazioni fra università e centri di ricerca. Il nostro sistema universitario sta effettivamente reagendo molto molto bene a questo periodo e noi sentiamo di supportare ogni soggetto, che sia esso uno studente, un ricercatore, un professore, una facoltà, un centro di ricerche, una filiera di aziende, un'associazione di categoria, qualsiasi soggetto che poi presenta dei progetti di carattere innovativo per cavalcare, lasciatemi usare questa parola,
il periodo in epoca Covid o per fornirci tecnologie e strumenti di ricerca che poi connettiamo a livello internazionale proprio sullo stesso Covid. Questo è quello che ci apprestiamo a fare seguendo quello che stanno facendo i soggetti che più si stanno dimostrando reattivi e che sono positivi nella loro azione istituzionale o didattica o di ricerca o ancora di scenario economico per quanto riguarda le aziende proprio in quest'epoca e nell'epoca post. La storia ci insegna che dopo ogni pandemia c'è un boom economico e l'economia ci insegna che si investe prima del boom. È chiaro che il compito del pubblico è quello di stimolare questi investimenti, di cominciare a inserirli e di cominciare a stimolare insieme i privati e creare le condizioni per dare a loro il modo di poter reagire. Questo serve ai lavoratori, serve agli attori economici, serve alle università, serve alle istituzioni. Questo è il gioco di squadra che stiamo mettendo in piedi con un investimento da parte nostra totale che cuba in materia di ricerca e innovazione nei prossimi mesi da 120 milioni di euro. Questo è inserito all'interno del nostro piano Marshall che cuba 3 miliardi di euro, sia in infrastrutture che in lavori e in tutte quante le funzioni. 3 miliardi di euro che rapportati alla Lombardia, se faccio il rapporto alla popolazione, è mezza finanziaria nazionale. Quindi abbiamo sfruttato la nostra capacità, la nostra capacità di essere un'istituzione che ha una garanzia molto elevata, un indice di garanzia molto elevato, un rating elevato, e su questo abbiamo impegnato le nostre risorse. Importante è rimanere aderenti al mondo economico, istituzionale e universitario, perché attraverso loro si possono scegliere le azioni migliori per poter superare e uscire da questa crisi ancora più forti di come siamo entrati. Grazie. Grazie Vice Presidente, ringrazio sia lei sia la dottoressa Grippo per esservi ritagliati un momento da dedicarci per raccontarci qualcosa delle vostre iniziative. Entrambi ci hanno raccontato di interventi da parte di strutture pubbliche per il sostegno in un momento di crisi. Abbiamo visto sostegno alla ricerca, sostegno alle imprese e al lavoro. Adesso tornerei a sentire che cosa hanno da dirci queste imprese sul tema dello Smart City. Il primo speaker, Marco Alberti, ha accennato a un tema estremamente rilevante come quello delle infrastrutture abilitanti digitali. Vorrei andare da Michelangelo Suigo, che di infrastrutture sicuramente se ne intende, per dirci dal suo osservatorio che cosa si può fare in tema di digitalizzazione Smart City. Michelangelo Suigo è Executive Vice President ed External Relations and Communication Director di INWIT. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti e complimenti per gli interventi che ho sentito finora da parte degli amici che mi hanno preceduto, perché devo dire che sottoscrivo e condivido davvero moltissime delle cose importanti che sono state dette finora, in particolare da Marco Alberti, da Fabrizio Sala, da Valentina Grippo, ma in generale un po' da tutti. E io vorrei iniziare con una battuta riferita al titolo del nostro panel. La digitalizzazione è intelligente oppure non è? In Unit diciamo che tendenzialmente lo sappiamo piuttosto bene, perché abbiamo l'onere e l'onore di gestire una rete di infrastrutture, di telecomunicazioni, le più grandi infrastrutture di torri, di towers nel paese, con oltre 22.000 torri distribuite in maniera estremamente capillare, che possono consentire sempre di più agli operatori di TLC e alle città di evolvere la propria capacità anche di estrarre dati, di analizzarli, comunque sicuramente nell'obiettivo, nella finalità di migliorare il funzionamento dei servizi pubblici di cui abbiamo parlato fino ad ora, in una logica di ecosistema delle smart city di cui molto si parla, ma ancora diciamo si dovrebbe riuscire a vedere qualcosa di un po' più concreto, un po' più operativo. Di sicuro l'intelligenza dei dati sta anche nell'usare bene quelle
informazioni che una rete infrastrutturale diffusa e capillare come quella di Inuit consente di avere a disposizione. E indubbio che se una rete dislocata in maniera corretta e armonica sul territorio nazionale, come diceva anche Marco prima, è ovviamente complicato riuscire ad utilizzare le informazioni che ne derivano in maniera completa, e si potrebbe ovviamente rischiare di atterrare su scelte o sbagliate o comunque anche semplicemente inefficienti. Noi riteniamo che per rilanciare il paese, perché di questo è importante parlare e fare, occorre dare un indirizzo che sia coerente rispetto ai progetti, e occorre scegliere un unico parametro sulla allocazione delle risorse. Mi riferisco naturalmente in particolare alle risorse ingenti del cosiddetto Recovery Fund, che sarebbe più opportuno chiamare con il suo nome europeo, e quindi Next Generation EU, magari traslandolo in Italia. Su questo sono d'accordissimo con Alberti. Innovazione e sostenibilità, scusatemi, il solo parametro è l'innovazione, non l'ho citato. Innovazione e sostenibilità sono assolutamente due facce della stessa medaglia. L'una esiste in quanto esiste anche l'altra, e viceversa. Di sicuro è con l'innovazione che si possono davvero, stando per esempio a quanto diceva Fabrizio Sala, riconvertire settori in crisi. E con l'innovazione che si possono attivare investimenti che producano un moltiplicatore di crescita. E naturalmente noi in Inuit giochiamo in casa sul fronte dell'innovazione sul 5G, che è stato già richiamato, sul 5G e sulle potenzialità che si porta dietro di sviluppo. Ci sono alcuni recenti studi di IHS Market e di EY che concordano nell'assegnare alla filiera 5G un valore sul PIL dei singoli paesi tra il più 0,2-0,3%, e ragionando in prospettiva di lungo termine, tra il 2020 e il 2035 stiamo parlando di un aumento del PIL annuo tra i 6 e gli 8 miliardi di euro. Quindi sono più di 80 miliardi di euro di aumento del PIL in 15 anni, cioè stiamo parlando in termini di occupazione di un dato che è tra i 400 e i 700 mila posti di lavoro in più rispetto alla situazione attuale. Questa è innovazione grazie al 5G, ma è anche sostenibilità, perché sostenibilità e business sostenibile è opportunità di crescita per ciascuno di noi e per il nostro paese. Sono cifre ovviamente importanti, senz'altro si dovrà e si potrà usare ancora meglio di quanto lo si faccia ora la leva del digitale, per anche riconvertire alcuni settori produttivi, per poter creare così anche opportunità di lavoro in un'economia che sia sempre più sostenibile. Veniva detto prima giustamente che le reti elettriche, nel caso che veniva fatto da Alberti, nel caso che posso portare come esempio io come Inuit, le reti di telecomunicazioni sono senz'altro un elemento imprescindibile, un'infrastruttura, un fattore abilitante anche di tutta la filiera Smart City. Nel nostro caso le infrastrutture mobili sono assolutamente un elemento imprescindibile per la loro prossimità al cliente, al cittadino, e per la loro capillarità all'interno delle città e non solo, anche al di fuori delle città. Il 5G può essere da questo punto di vista un catalogizzatore unico, e penso ovviamente anche al ruolo che può giocare a favore proprio della sostenibilità, che invece troppo spesso viene sottovalutato. La peculiarità del 5G, tra le tante peculiarità del 5G, c'è anche la necessità di avere una rete diffusa come mai avvenuto prima, e questa peculiarità fa sì che buona parte delle antenne, delle stazioni radiobase che compongono, siano di dimensioni e di consumi
infinitamente minori rispetto al passato, soprattutto nella componente più di prossimità di queste antenne, quelle per esempio delle cosiddette small cell, piuttosto che i sistemi di distributed antenna system, i cosiddetti DAS. La rete necessita di minore energia per funzionare, provoca quindi a cascata una serie di risparmi che si ripercuotono positivamente su tutto il consumo energetico dell'intera rete infrastrutturale. E poi, peraltro, queste antenne, soprattutto su Mosella e DAS, hanno il grande vantaggio di avere un impatto visivo assolutamente trascurabile, quindi impatto visivo sulla rete urbana, sull'ambiente assolutamente trascurabile, e un impatto elettromagnetico veramente irrisorio, con emissioni davvero molto, molto basse. Quindi di per sé hanno una forte compatibilità ambientale e possono considerarsi decisamente green. E questi sistemi infatti consentono di coprire, di portare il segnale anche 5G in aree molto affollate, densamente abitate o in ambienti indoor, e sarà questo fondamentale naturalmente per poter sviluppare i cosiddetti verticals, quindi i servizi altamente innovativi che il 5G potrà consentire. È chiaro che le caratteristiche di indicatore economico e di sostenibilità devono rendere il 5G dal nostro osservatorio una delle direttrici più ampie all'interno del grande progetto di Next Generation EU, quindi del Recovery Fund, e ci auguriamo che da questo punto di vista ci sia la grande fermezza e il grande rigore nel evitare una dispersione di risorse parcellizzata, scusate, in mille rivoli, ma di concentrarli invece in progetti davvero sostenibili, davvero innovativi, davvero progetti paese. Grazie ancora. Angelo, sono molto contento che ci sia stato questo approfondimento su un tema come il 5G, perché è un tema su cui ci sono spesso delle paure un po' irrazionali, e quindi abbiamo sicuramente fatto un'opera di bene ad accostarlo a un discorso sulla sostenibilità. Quindi grazie per il tuo intervento. Andrei da Alessandro De Cillis, coordinatore nazionale dei presidenti del Corecom, e restando ovviamente sul tema delle telecomunicazioni. Alessandro, dal tuo osservatorio dacci un punto di vista: che cosa si può fare nell'ottica di digitalizzazione del paese, e in generale qual è la tua esperienza in merito? Beh, come sai, buongiorno a tutti. Innanzitutto è necessario attivare il microfono? Sì, ok, mi sentite? Sì, grazie Alessandro. Riproviamo, mi sentite? Procedi pure Alessandro, grazie. Ok, no, dico quindi grazie a Comunicazione Italiana per l'opportunità di intervenire in questa autorevole sede, anche grazie agli altri relatori. Peraltro invidio lo sfondo di Fabrizio Cilli, che vedo, spero, non so se sono piante vero e sono un backdrop. Comunque l'effetto è molto positivo, poi ce lo dirai dopo, va bene. Dunque, una piccola premessa: i Corecom sono degli organi di giustizia amministrativa, funzionali, sono incardinati nei consigli regionali, sono funzionari delle autorità per la comunicazione di Agcom, e si occupano di controversie nei confronti dei gestori di comunicazione. Immagino che tutti conosciate la loro funzione, e sono fantastici i Corecom perché di fatto restituiscono i soldi all'utenza laddove l'utente ne abbia diritto, o restituisce i soldi alla compagnia di comunicazione o alla TV che ci occupiamo, nel qual caso in cui l'utente non abbia pagato o abbia delle pendenze. Come già molti di voi hanno detto, ci siamo trovati in una accelerazione che non avevamo preventivato. Era un desiderio quello di diventare così smart, fermo restando, come ringrazio anche l'avvocato Rotondi per aver precisato, che quello che noi ci siamo trovati a fare è smart working, se vogliamo, è remote working. Quindi ci siamo trovati in una circostanza in cui tutti quanti abbiamo
utilizzato i sistemi di comunicazione più di quanto mai lontanamente ne avremmo potuto immaginare. La riflessione è quindi sorta naturale, no? Prima per alcuni, per molti, il servizio traffico dati era un in più, perché comunque la propria attività la svolgeva magari dall'ufficio, e di colpo abbiamo scoperto, non solo per attività professionale, ma anche per attività di istruzione, per chi ha dei figli lo sa bene, in cui il traffico dati è diventato vitale, è diventato quello che possiamo immaginare il servizio universale, quindi uno dei servizi indispensabili per, non solo per l'economia, ma anche per l'attività quotidiana di ciascuno. La proiezione quindi in avanti da parte del Corecom è nell'immaginare un futuro in cui il nostro intervento sarà sempre più importante. Ciascuno di noi avrà bisogno di più tipologie di connessioni, avremo bisogno di tutti quanti di avere più servizi, quindi separare il servizio di telefonia mobile dal servizio di connessione a casa. Quindi il mondo delle smart city diventerà la nostra quotidianità. Ciascuno di noi si è accorto nella vita quotidiana di aver trasferito l'ufficio da quello che era il posto di lavoro abituale al proprio domicilio. E in questo c'è l'altra attività di cui mi occupo, quindi quello di carico pubblico, poi c'è l'attività del design tech, che è nato come lab del design, che sorgerà, saremo per i primi ad aprire a Mind Milano Innovation District, all'inizio con un presupposto diverso, che era quello dell'immaginare il design legato alla tecnologia in cui l'uomo fosse al centro. Bene, quindi c'era rilevazione dei dati biometrici, immaginare degli spazi tecnologicamente avanzati, della strumentazione tra cui il furniture, quindi i mobili che potessero parlare con i device con cui siamo eventualmente quotidianamente in contatto, cioè l'utilizzo è praticamente quotidiano, continuo, e poi è arrivato il Covid. Quindi anche lì abbiamo avuto una accelerazione ed è interessante proprio vedere come non è una necessità solamente delle regioni più avanzate. Per esempio sono stati ottimi gli esempi, per esempio, della Lombardia, e la rappresentazione di quello che attendere diventerà nei progetti la città del futuro, ma in verità poi sono tutte le regioni, e diventa interessante capire come capillarmente all'interno, cioè nel nord, sud e centro Italia, sia necessario poi creare degli hub in cui magari ci sono, si possono accelerare dei progetti di sviluppo con magari delle verticali specifiche. Quindi il nostro intervento da questo punto di vista qua sarà trasversale. Grazie Alessandro. Andrei proprio da Fabrizio Cilli, che tu hai richiamato, che è Information Security Officer per Open Fiber, quindi restiamo sul terreno delle telecomunicazioni, e so che Fabrizio ha, come dire, una ulteriore tessera del mosaico da portare, perché una maggiore digitalizzazione dello spazio urbano porta a una preoccupazione sul lato della sicurezza. Mi confermi, Fabrizio? Sì, ringrazio intanto della parola, ringrazio tutti, veramente dei punti di riflessione interessanti e una combinazione unica di contributi. In effetti, come dire, soprattutto, ecco, l'ultimo intervento del dottor De Cillis ci porta a considerare i due aspetti che volevo sicuramente sottolineare di più nell'intervento di oggi. Il primo è quello che dicevi tu, il concetto di anytime ed anywhere, che rappresenta questa evoluzione digitale, ci porta alla necessità di una sicurezza e di una privacy by design. Noi chiaramente, in questo mi rifaccio anche all'argomento della dottoressa Grippo, abbiamo effettivamente la necessità di avere a bordo il cittadino, di avere a bordo l'uomo della strada durante il cambiamento, durante le trasformazioni digitali. E una delle varie preoccupazioni che si hanno dal punto di vista dell'uomo della strada sono: ok, acquisisco l'utilizzo di digital currency, per esempio blockchain più
Bitcoin, ma sarà sicuro? Utilizzo l'app Immuni, sarà sicura? Allora, sono argomenti che ho trattato anche recentemente e credo che sia molto importante sottolineare come appunto per l'adozione rassicurare sia anche un elemento di rilievo. Quindi sicurezza e privacy che devono diventare comunque degli aspetti che appunto vengono chiamati by design, non deve diventare un desiderato il fatto che ci sia questa resilienza, ma deve essere scontato. Come effettivamente il problema è gestito a livello di mercato economico digitale, di mercato unico digitale europeo, come è gestito nei casi, negli esempi che vi ho fatto, e nel 5G, è gestito con una particolare attenzione, con dei report delle funzioni europee che si occupano appunto di sicurezza, no? Anche per il pubblico, abbiamo visto i rapporti di ENISA, abbiamo visto che i gruppi di studio, qui c'entra sicuramente anche l'università, sono concentrati per fornire una soluzione che sia intrinsecamente sicura. Quindi da questo punto di vista è il primo, secondo me, pilastro, no? Di cui mi volevo occupare naturalmente per deformazione professionale, è quello della sicurezza e della privacy. Quindi ecco, una forte attenzione, e noi questo lo abbiamo considerato anche in alcuni progetti di ricerca dove siamo stati chiamati quando è capitato di dare il nostro contributo, nello scambio di informazioni sanitarie con il canale digitale esterna, in scambi che comunque prevedono per l'appunto la tutela costante del dato, è importante fare le considerazioni relative a privacy e sicurezza in anticipo. Quindi la tendenza è sicuramente rispettata, no? Dagli organismi europei e dal design stesso delle nuove tecnologie. Lo vediamo col 5G, lo vediamo con la sicurezza della blockchain. C'è un altro aspetto, e qui di nuovo mi rifaccio a quello che diceva De Cillis, diciamo la diffusione e l'adozione delle tecnologie digitali e nell'ambito di guerra da parte di tutti, quindi studenti, cittadini, eccetera, mettono in risalto due aspetti, e qui entriamo nel secondo pilastro. Noi stiamo parlando di smart city, ma dobbiamo considerare una cosa importantissima: l'Italia, che è un paese tendenzialmente decentrato, e io voglio dire questo che lo ricordo dal sussidiario, quindi effettivamente dagli studi veramente anche più elementari che facciamo, è un paese che ha un'industria molto diversificata. Noi abbiamo i tre settori dell'industria, sono ben bilanciati in Italia, abbiamo risorse, non siamo un'isola di roccia come capita in alcune zone del pianeta dove effettivamente non ci sono risorse e quindi si importa tutto. Non siamo paesi disagiati, siamo al centro del Mediterraneo e abbiamo un'economia molto bilanciata. I settori industriali bilanciati portano ad un aspetto che secondo me era importante, e per questo ti ringrazio e che è quello della smart land. L'Italia necessariamente, più che diciamo munirsi di una serie di smart city, è molto importante che si consideri una smart land. Questo lo dico e in questo mi rifaccio, perché si è creato per combinazione questo fantastico triangolo tra la sostenibilità che prima citava il collega Enel, la citazione della capillarità delle reti, ma soprattutto delle torri che citava il collega Ingrid, e la necessità che ci sia una rete a sostegno di questa capillarità, e chiaramente mette al centro poi aziende come Open Fiber. E da questo punto di vista, considerare la smart land, che cosa si dà di diverso? In che senso va incontro ai principi diffusi dall'avvocato Rotondi e alle cose che abbiamo detto? Prima di tutto abbiamo parlato di fashion. Buona parte dei poli diciamo di produzione delle materie prime per la moda sono decentrati. Noi abbiamo delle eccellenze in Abruzzo per la pelle, abbiamo delle eccellenze in Molise, abbiamo delle eccellenze al sud per la produzione di materiali tessili poi utilizzati nella moda. Se pensiamo alla moda come soltanto alla smart city, dimentichiamo che dobbiamo abilitare anche la land, cioè l'origine di quelle materie prime. Quindi detto questo, ecco, un po' provocatorio, ma chiaramente in modo assolutamente propositivo, c'è il fatto di considerare la smart land ancora più che la smart city sotto questi aspetti. Poi c'è il tema di chiaramente digital divide e tutto il resto, che chiaramente è ovvio, è un tema costante per tutti. Il tema della banda larga è un tema europeo, non è un tema soltanto italiano, e quindi chiaramente ci vede in prima linea a supporto di tutte queste iniziative. Grazie Fabrizio, stiamo pian piano, come dicevo, costruendo un mosaico sul tema della smart city, perché ciascuno dei professionisti che abbiamo ascoltato finora ha portato un punto di vista particolare.
E adesso ci spostiamo su un ambito ulteriore, che è quello macro ambito di sanità, salute e benessere, e non è un ambito qualsiasi, perché naturalmente si tratta di un ambito particolarmente che è stato particolarmente sotto stress in tutto quest'anno, e che quindi si è trovato, al pari di altri, forse più di altri, nella esigenza di sperimentare, escogitare soluzioni e risolvere problemi. Ho i prossimi ospiti che introdurrò si soffermeranno su questi aspetti, e vado subito da Gianluca Anzalone, Head of Public Affairs di Novartis Pharma, il quale mi ha fatto, nella telefonata che ci siamo fatti in questi giorni per allinearci, ha usato un'espressione che colpisce, che è la restare vicino alle persone parlando al contempo di telemedicina. Cioè, ci stiamo allontanando ma stiamo allo stesso tempo restando vicini. Vorrei che, se potessi, approfondire questo aspetto, perché sicuramente va al cuore di un tema importante. Lo faccio volentieri e vi ringrazio, permettendo che la mia raucedine aiuterà a stare nei tempi, assolutamente, anzi forse anche qualcosa di meno. Ma ho ascoltato molto e con molta attenzione, e quindi riprenderò il tuo spunto, Federico, e gli spunti di alcuni dei colleghi, per dire sostanzialmente due cose. La prima, lo accennava Marco Alberti all'inizio degli interventi, la mia impressione è che si debba fare tutti assieme uno sforzo ulteriore, cioè c'è un'eccessiva concentrazione, a mio avviso, sugli strumenti e gli abilitatori della Smart City, della città intelligente, sostenibile, come vogliamo chiamarlo, mentre manca ancora un principio di visione. Cioè, tutte le tecnologie a vario titolo, le modalità sono state ben illustrate dai colleghi prima di me, dal 5G alle reti a banda larga, la mobilità sostenibile, eccetera, eccetera. Sono, nella mia visione, degli strumenti, non il fine a cui tendere collettivamente. Mentre il fine dovrebbe essere una visione chiara di cosa vogliamo rendere le comunità urbane e cittadine dopo il Covid, che obiettivamente rappresenta uno spartiacque, e non solo evidentemente sul tema della salute. Ecco, io vedo ancora un difetto da parte degli attori protagonisti da questo punto di vista, ma secondo me è una questione assolutamente cruciale, da cui poi discende ovviamente la necessità di un potenziamento rapido e forte delle tecnologie abilitanti, della modernizzazione delle nostre città. Lo dico perché il caso emblematico è esattamente quello che tu citavi prima, cioè il caso della cosiddetta telemedicina, che nel 90% dell'opinione, non tanto degli addetti ai lavori per ovvie ragioni, ma dell'uomo della strada, del cittadino della strada, si confonde con il teleconsulto, la televisita, la possibilità che io ho già da tempo di consultare il mio medico di famiglia o lo specialista attraverso una videochiamata, un messaggio in WhatsApp, un SMS e così via. È un angolo troppo stretto rispetto all'ambizione che tutti noi dobbiamo. E allora, se lo schema è quello di portare al centro queste infrastrutture abilitanti, a mio avviso la visione complessiva e finale di questo schema non può che essere il fatto che le città devono diventare territori di prossimità, mettendo al centro la salute e il benessere individuale e collettivo. Questa è la grande lezione del Covid. Cioè, il Covid ha drammaticamente dato sostanza ad un principio al quale ci riconosciamo tutti, e cioè che il benessere collettivo passa da quello individuale. Ne abbiamo purtroppo una rappresentazione drammatica e plastica. Ecco, la mia salute, il mio comportamento, il mio benessere incide in maniera diretta sul benessere degli altri, su quello collettivo. Sembra quasi tautologico, sembra addirittura banale come principio. Ciascuno di noi si direbbe a favore, non lo abbiamo applicato e oggi purtroppo siamo costretti a farlo. Ma le nostre città vanno rivisitate sulla base di questo nuovo schema, di questo nuovo paradigma, non partiamo da zero da questo punto di vista. Negli Stati Uniti il tema delle cosiddette health cities, che in Italia si confondono ancora con le cittadelle della scienza, cioè i luoghi in cui esistono gli hub ospedalieri, ma in realtà è una progettazione, un concepire le città, nel caso specifico americane, attorno al principio della salute e del benessere individuale e collettivo.
Ora, non mi soffermo sul perché il recovery fund, è stato detto, è un'occasione imperdibile da questo punto di vista. Rispetto ad altri settori, devo dire che dalle prime evidenze e documentazioni, forse questa consapevolezza un po' sta maturando. Insomma, tra i progetti che sono già stati avanzati all'attenzione del governo, c'è quello addirittura della casa digitale, che stabilisce, al di là del fatto degli abilitatori, di cui parlavo prima, un principio molto chiaro. Laddove c'è un paziente, cronico e fragile soprattutto, è lo Stato che interviene per digitalizzare completamente la sua casa, non sotto forma come oggi di incentivi o sgravi fiscali, ma è una vera e propria opera di ristrutturazione materiale a spese dello Stato e con intervento diretto dello Stato per mettere al centro il monitoraggio costante della salute di quel paziente cronico e fragile che altrimenti fino ad oggi è andato in ospedale, è andato al pronto soccorso, e sappiamo che questa cosa non è più possibile. Ma quindi il primo punto che volevo sottolineare è questo: attenzione a distinguere gli enabler, gli abilitatori, dalla visione complessiva. Il secondo aspetto, lo riprendo agli interventi di alcuni dei colleghi, altrettanto cruciale è la compartecipazione di tutti i cittadini a questa visione, a questo disegno. Perché guardate, lo posso dire da un osservatorio piuttosto consapevole da questo punto di vista, ma se un limite strutturale c'è stato almeno in una prima fase di gestione della pandemia, è la scarsa compartecipazione di tutti i cittadini al senso profondo dell'emergenza. E quindi i provvedimenti assunti dal governo, restrittivi, come sappiamo, in una prima fase e speriamo non anche in questa inizio di seconda ondata, sono stati vissuti, come ovvio che sia, con disagio, con un'imposizione dall'alto. Questo perché negli ultimi 30 anni non c'è stato un investimento adeguato in quella che io chiamo, che gli anglosassoni chiamano, che io riprendo, come health literacy, come alfabetizzazione scientifica in materia di salute. Noi veniamo da un'epoca storica nella quale, diciamo così, la partecipazione o addirittura la confutazione della scienza si è fatta politica. E questo ha esasperato in maniera enorme il distacco tra i cittadini e le classi dirigenti, non mi riferisco evidentemente soltanto alla politica. È un dato drammatico che va assolutamente, come posso dire, ripristinato, va convertito, perché è il miglior investimento che possiamo fare sul nostro futuro sulla base di quella visione. Quello scollamento in termini di credibilità e di reputazione della scienza, degli scienziati, del metodo scientifico, ha rappresentato un limite gigantesco alla capacità di essere reattivi, rapidi nella gestione, almeno nella prima fase dell'emergenza. Oggi abbiamo sicuramente imparato molto di più. Quindi, dal punto di vista di una grande azienda farmaceutica, di una multinazionale attiva, ovviamente soprattutto nella ricerca e nell'innovazione, questo tema del ridisegno della governance complessiva e della compartecipazione attiva sotto il profilo anche culturale e emotivo di tutti i cittadini viene molto prima delle strategie, viene molto prima della capacità, che pure potrei, non è questa la sede evidentemente, sottolineare, di innovare, di trovare terapie sempre più personalizzate, ma a monte ci deve essere una nuova consapevolezza. Io ricordo che prima del Covid c'era un dibattito di natura, diciamo, più geopolitica sul fatto che stessero ritornando le grandi città-stato come nel tardo medioevo, no? I nuovi attori, i protagonisti che lottavano per la competizione di talenti, di risorse, attrazione di investimenti, erano le grandi città, non più gli stati sostanzialmente. Questo viene accelerato in maniera gigantesca dal Covid da un lato, ma dall'altro lato impone un ripensamento di come riorganizzare tutto, inclusi gli spazi fisici, e soprattutto quale visione dare a quei centri di aggregazione che in maniera molto diversa resteranno le città, soprattutto in un territorio poi diffuso come l'Italia. Ultimo argomento: se questo ha un senso, è chiaro che ne discende anche una riorganizzazione della governance complessiva. È chiaro che, voi sapete, in Italia la salute è materia che compete alle regioni, dopo la famosa riforma del titolo quinto, in via pressoché esclusiva, e anche questo, diciamo, è stato sottolineato nella prima fase di gestione dell'emergenza, ma è un disegno organizzativo che era stato pensato in un mondo che non c'è più. Probabilmente, al di là, diciamo così, della polemica politica, non ci entro di certo, ma
questo ripensamento dell'architettura che va dal generale al particolare deve essere figlia della stessa visione, per cui se la decisione collettiva fosse quella di dare alla città il ruolo di protezione della salute e di sostenibilità nel lungo termine, ne devono discendere necessariamente una serie di considerazioni e di operazioni, ivi incluso un riassetto complessivo della macchina burocratica amministrativa dello Stato. Grazie mille. Grazie a te Gianluca. E quindi se posso riassumere il punto, prima c'è una visione e poi c'è una strategia che consegue, se si è afferrato bene il punto. E mi fa piacere che tu abbia parlato molto del tema del benessere delle persone, perché evidentemente questa impostazione è quella giusta per porsi davvero per avere davvero a cuore il benessere delle persone. Restiamo sul tema di come la digitalizzazione ha impattato sulla medicina. E parliamo anche dell'importanza dei medical devices assieme ad Attilio Tulimiero, strategic account manager per Siemens Healthineers. Attilio, buongiorno a tutti, mi sentite? Prego. Innanzitutto grazie per aver dato a me e a Siemens la possibilità di partecipare a questa giornata. Condivido appieno quanto detto dal collega Anzalone, perché quello che spesso è mancato è una visione e soprattutto un dialogo. Il Covid, è brutto dirlo, ma è stato un acceleratore, è stato un evento terribile che ha accelerato alcuni sviluppi, alcuni settori. In America abbiamo visto che dal 2014 al 2018, leggevo uno studio pubblicato, c'è stato un aumento della digitalizzazione del 624% ed è previsto un aumento costante fino al 2026 del 13,5%. Questo ci fa capire che già era un trend, un percorso che era iniziato qualche anno fa in alcuni paesi dove le risorse sono diverse e potevano essere utilizzate in un modo diverso. Non ci scordiamo che in America abbiamo avuto il primo esempio di ospedale senza pazienti. E che succede? Lo smart hospital, anche se andiamo su Google, non ci aiuta, non esiste una definizione. Abbiamo diversi livelli di digitalizzazione, lo smart hospital quindi lo possiamo vedere a diverse fasi. Sarebbe bellissimo avere un ospedale robotizzato, automatizzato, con sistemi di intelligenza artificiale a supporto dei medici, con cittadini e pazienti che possono interagire. Purtroppo il contesto attuale italiano è molto frammentato e difficilmente si potrebbe realizzare, anche avendo le risorse, una cosa simile. Siemens opera in sanità da oltre 120 anni ed è l'unico player che, occupandosi di dispositivi medici, ha una visione a 360 gradi, avendo sia una divisione di diagnostica per immagini che di diagnostica di laboratorio. Quindi che cosa è successo all'interno dell'azienda con la digitalizzazione? Abbiamo semplicemente cercato, stiamo cercando e implementando sempre di più nuovi sistemi per mettere a fatto comune tutta quell'enorme molle di dati che vengono prodotti all'interno dell'ospedale, perché anche quei dati che vengono prodotti all'interno dell'ospedale vanno raccolti con un obiettivo, perché assolutamente se non si ha in mente una visione, collezionare tutto senza poterli analizzare in modo congruo non ha assolutamente senso. Quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando cercando di portare avanti delle soluzioni anche che cerchino di risolvere delle problematiche del momento. Siemens è famosa per le macchine di risonanza magnetica, per le TAC, per gli ecografi, ma oggi faccio degli esempi. Durante il Covid in Grecia abbiamo implementato un sistema di monitoraggio dei pazienti a distanza, come sono stato fatto da tante altre aziende e in tanti altri paesi. In Italia abbiamo avuto un rallentamento forte. A marzo abbiamo avuto un'impennata di 120 iniziative indipendenti fatte dalle aziende sanitarie per sviluppi di progetti di telemedicina, che sembra il neolitico rispetto a quello che accadeva intorno negli altri paesi, perché abbiamo avuto dei ritardi sulla normativa. Giusto per fare un esempio, alcune regioni hanno varato in pieno Covid tra marzo e aprile le delibere regionali per disciplinare appunto l'utilizzo di questi strumenti che esistono da tantissimo tempo. E parlo di regioni come Toscana, Veneto, Lombardia, l'hanno fatto
ora. Quindi quello che vedo e che mi auguro è che, come diceva il ministro Speranza ieri, come ha dichiarato, che arriveranno questi fondi, che andranno utilizzati in modo per combattere l'obsolescenza, per implementare quei sistemi di telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio. Io mi auguro che vengano utilizzati come il titolo di questa giornata, una digitalizzazione intelligente per rilanciare il paese. Evitiamo, ci vorrà molto dialogo, bisognerà sicuramente combattere la frammentazione che abbiamo, evitare che un bambino, e faccio il caso di un mio amico, un bambino di 7 anni non possa essere accettato in una struttura perché da quella struttura non riescono a leggere l'esame del tampone tramite il codice fiscale che ha fatto in una regione limitrofa. Queste sono, secondo me, le battaglie iniziali che dobbiamo veramente percorrere, combattere per cercare di utilizzare questa opportunità per dare all'Italia un sistema unico che funzioni, che aiuti i cittadini, che poi diventano in alcuni casi pazienti, a usufruire del sistema sanitario nazionale in modo omogeneo. Ovviamente ogni regione poi svilupperà in modo diverso, integrerà con sistemi propri e in base alle necessità il dettaglio di questo grande albero, sono delle foglioline, ma la struttura, il tronco, secondo me abbiamo oggi questa grandissima possibilità, perché il privato ha le competenze, le aziende, le multinazionali sono pronte a supportare con veramente con sistemi che sono innovativi, ma non è uno slogan, sono veramente delle nuove soluzioni. C'è bisogno di parlare, di dialogare e di far sì che non sia una gara a chi spende di più o prima, ma avere una visione comune. Grazie a Tilio per aver dato un contributo a questo tema estremamente attuale e averlo soprattutto riferito a una situazione critica che tuttora stiamo vivendo e che, come sottolineavano gli ospiti precedenti, ci accompagnerà per un tempo indeterminato. Restiamo sul tema dei dispositivi di supporto alla persona, se posso usare questa espressione, coinvolgendo Luca Marini, Corporate Communication and CSR Associate Director di Amplifon, il quale credo voglia raccontarci di una iniziativa di Amplifon stessa relativa al mappaggio dell'inquinamento acustico. Ne abbiamo parlato in questi giorni, se ci vuoi raccontare di cosa si tratta. Sì, grazie Federico, grazie di nuovo, ringraziamento anch'io per aver organizzato questo panel così eterogeneo e così e nello stesso tempo multidisciplinare. Io in particolar modo ringrazio il vicepresidente Sala per averci ricordato, facendo riferimento ai dati sul picco di traffico che si registra in questi giorni in alcune città italiane, in particolar modo a Milano, come molto del rumore ambientale che viviamo tutti i giorni derivi di fatto da attività dell'uomo, e in particolar modo nei centri urbani queste attività seguono dei picchi, tornando anche al discorso dello smart working precedente, che sono picchi che creano delle aree di noi le chiamiamo noise detox, quando sono aree diciamo positive perché non sono aree densamente inquinate dal punto di vista acustico, oppure aree densamente inquinate dal punto di vista acustico in alcuni orari specifici della giornata, che costituiscono sempre di più un problema generalizzato. Basti pensare che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità oltre il 40% della popolazione europea vive esposta a livelli di rumore ambientale oltre 55 decibel. Se poi prendiamo la categoria di giovani tra i 12 e i 35 anni, nel loro caso arriviamo a delle percentuali che superano di gran lunga il 50%. Anche sempre parlando di un altro dato che spesso non è conosciuto, si stima che entro il 2030 ci saranno in Europa 70 milioni di persone con un calo dell'udito disabilitante, e questo vuol dire un incremento rispetto ad oggi di circa il 31%. Questi dati perché li condividiamo con
con voi e perché per noi sono importanti, perché di fatto di inquinamento acustico si parla ancora molto poco, nonostante se guardiamo i dati è una delle cause principali di insorgere, di perdita precoce dell'udito, di malattie cardiovascolari, malattie neurologiche e in generale disturbi del sonno. Se partiamo da questa riflessione, allora capiamo come alcune realtà, anche al di fuori dell'Europa, penso alla ONG Quiet Coalition negli Stati Uniti, arrivano un po' in maniera provocatoria ad affermare che il coinvolgimento acustico è il nuovo fumo passivo. Ovviamente è un'affermazione molto forte, ma credo che abbia una sua utilità nel permetterci di riflettere sempre di più insieme alle istituzioni su cosa stiamo facendo per accrescere innanzitutto la sensibilità delle persone, dei cittadini, come diceva prima il dottor Tuliniero, che poi auspicabilmente in tutti diventano pazienti, però molti di questi, se non sensibili e consapevoli, quindi se non intraprendono un percorso di prevenzione, rischiano di viverlo diventare. E cosa possiamo fare con loro? Ma allora, la buona notizia che noi riscontriamo è che spesso le amministrazioni locali sono in realtà già molto sensibili attualmente, sono forse le più attive a cercare di rispondere in maniera proattiva e anche innovativa a questa crescente domanda di spazi, di noise box, li chiamiamo così. E devo dire anche in maniera molto creativa, ci sono casi che abbiamo riscontrato e con cui abbiamo collaborato, ad esempio in Spagna con la municipalità di Barcellona, dove a volte basta anche solo distribuire agli esercizi commerciali dei piccoli feltrini da posizionare sotto le gambe delle sedie e dei tavoli per ridurre sensibilmente l'inquinamento acustico generato da diciamo i luoghi di aggregazione, ovviamente questo soprattutto in tempi pre-Covid. Però ci sono diverse iniziative che sappiamo che anche i comuni italiani stanno facendo per unire la sensibilità green alle sensibilità rispetto ai temi di inquinamento acustico in maniera veramente efficace. Vi faccio un altro esempio: ricercatori dell'Università del Politecnico di Milano ci hanno affermato che piantare spazi verdi tra le rotaie dei tram riduce sensibilmente l'inquinamento acustico prodotto anche dal passaggio di un tram. Questi sono solo esempi per condividere con voi quanto in realtà ci sia spazio per creare delle sinergie pubblico-private in questo settore e perché per Amplifon è così importante. Ma faccio un passo indietro. Amplifon opera da oltre 70 anni, proprio quest'anno celebra il 70° anniversario della sua fondazione a Milano nel 1950 e ha sempre cercato di avere un atteggiamento piuttosto artistico e innovativo, cercando di vedere il mondo dell'udito non come un fine, ma come un mezzo per permettere alle persone di avere una qualità della vita migliore ad ogni età. Per farlo ha cercato di analizzare i fenomeni che comportano a una perdita precoce dell'udito fin dal suo principio. Negli anni 70 creò addirittura un centro di ricerca e studi adibito alla diffusione dell'audiologia in Italia, ma più recentemente nel 2015 iniziò un percorso di posizionamento su questo tema con l'iniziativa di un consensus paper internazionale che si chiamava all'epoca Coping with Noise, proprio per indagare gli effetti che l'inquinamento acustico può avere in ambito multidisciplinare, per coinvolgere diverse realtà internazionali in una riflessione condivisa su questo tema. Più recentemente abbiamo deciso di non limitarci a una riflessione insieme alla comunità medico-scientifica, ma allargare i nostri orizzonti al coinvolgimento dei giovani, e già nel 2018 per la prima volta in Spagna, presso un festival musicale di Barcellona che si chiama Sonar, abbiamo richiesto ai ragazzi e ad alcuni giovani studenti delle facoltà ingegneristiche europee di partecipare a una hackathon che li voleva stimolare attorno al concetto di perdita di uno dei sensi e dunque stimolava ad elaborare delle soluzioni innovative per utilizzare gli altri sensi
come complementari e come succedani al senso che in quel momento non poteva essere utilizzato. Concretamente i ragazzi inventarono quello che fu chiamato the hearing glove, ovvero un guanto che permetteva a persone ipoacusiche di sentire la musica attraverso le vibrazioni tattili. Anche qui forse una provocazione per far capire ai giovani quanto dare per scontato il proprio udito sia in realtà un atteggiamento, se vogliamo, anche poco lungimirante. Un simile percorso che abbiamo fatto l'anno scorso in Italia, partecipando al Firenze Rocks, un altro dei festival musicali più famosi italiani, anche qui in maniera, se vogliamo, non convenzionale, ci siamo presentati come una realtà che voleva proporre prevenzione all'interno di un concerto, non con un atteggiamento paternalistico e didascalico, ma al contrario cercando di raccontare ai ragazzi come ci si può vivere il brivido del concerto anche proteggendosi da un'esposizione incontrollata. Se vogliamo, in una maniera anche molto logica, perché come indossiamo gli occhiali da sole per proteggerci dal sole o la crema solare in spiaggia, è giusto che impariamo a proteggere le nostre orecchie e il nostro dito anche in occasioni di svago e di aggregazione. Non ultimo, con i giovani abbiamo iniziato un percorso l'anno scorso in oltre 800 scuole italiane, coinvolgendo circa 20.000 studenti delle scuole primarie e secondarie, per portarli sempre in una logica non convenzionale attorno al concetto di citizen journalism applicato al tema dell'informatica. Cosa intendo dire? Abbiamo lanciato con loro un'app che si chiama Ci sentiamo dopo, che è di fatto un noise tracker, un sistema di rilevazione dei decibel, degli ambienti in cui ci circondano, un po' tornando al riferimento che avanzava prima il dottor Cilli. Ovviamente molto focalizzato sui concetti di privacy, perché coinvolgendo i giovani, i ragazzi delle scuole era fondamentale che questa app fosse assolutamente certificata da questo punto di vista, ma anche un altro dei concetti che il dottor Ciglio avanzava, ovvero il concetto di smart land, è molto importante perché attraverso questa app di fatto siamo in grado di costruire una mappa condivisa dell'ecologia acustica del nostro paese, dividendo il nostro paese in aree verdi, in aree rosse, in aree arancioni, in funzione della densità di misurazioni acustiche che sono state fatte in primis proprio dai ragazzi. Più recentemente, durante i mesi del lockdown, abbiamo di fatto aperto questa app a tutta la cittadinanza e ci auguriamo che in questo modo sia sempre più facile, più immediato coinvolgere le istituzioni locali in questo percorso condiviso di cui vi parlavo prima, per trovare delle soluzioni smart e di fatto per rendere le nostre città più vivibili ad ogni età. Grazie Luca, e devo purtroppo cominciare a correre, quindi passo immediatamente la parola a Enrico Martinez, che è un veterano degli eventi di comunicazione italiana. Nel tema della Smart City c'è ovviamente intrinseco il tema del dialogo col territorio e delle iniziative territoriali. So che Enrico, che è direttore formazione, sviluppo e innovazione sociale per HPE, ha qualcosa da raccontarci in merito a un'iniziativa sul territorio di Firenze. Grazie Federico, grazie a tutti gli ospiti, devo dire c'è un contributo molto profondo e stiamo vedendo tanti aspetti diversi dell'ambito della Smart City. Se parliamo di una digitalizzazione intelligente per rilanciare il paese, c'è ancora un elemento che va esplorato, è quello che vi racconterò in pochi minuti, che è quello della valorizzazione del capitale umano, vale a dire dell'investimento che deve essere fatto in virtù della crescita delle idee. E in questa direzione Hewlett Packard Enterprise ha avviato nel 2017 e ha preso il via a luglio dello scorso anno un progetto interessantissimo sul territorio di Firenze. Il progetto si chiama First Lab, dove First sta per Firenze Smart Working Lab. E che cos'è? È un laboratorio creativo dove le idee, i pensieri diventano progetti tecnologici concreti per la Firenze del futuro. È nato da una partnership con l'Ateneo Fiorentino, un hub per laureandi e dottorandi
per progettare le innovazioni della città. È un laboratorio tecnologico dove i progetti e prototipi di nuovi servizi vengono poi destinati concretamente alla città metropolitana di Firenze e anche e soprattutto al turismo. Considerate che un investimento che Hewlett Packard Enterprise ha fatto per circa 4 milioni di euro insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, all'Università di Firenze, alla Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione e una serie di partner tra cui Nana Bianca, Computer Grosvar Group. Ecco, l'obiettivo è quello di potenziare le opportunità di studio, di progettazione di tutti i giovani che sono in formazione. E non a caso la sede che è stata aperta, parliamo di una grossa sede di circa 400 metri quadrati inaugurata a luglio dello scorso anno, è stata collocata, per chi conosce Firenze, in piazza Ugo di Toscana. Che cos'è? È il polo delle scienze sociali dell'Università di Firenze nel quartiere San Donato. Perché le scienze sociali? Perché sempre di più sosteniamo in Hewlett Packard Enterprise il concetto della transilienza, quindi della multidisciplinarietà. Tutto quello che riguarda l'ambito delle smart city alla fine hanno al centro un unico obiettivo, che è quello di fornire un supporto, una vivibilità, un benessere all'essere umano. Ed è proprio quindi all'interno del polo delle scienze sociali che l'idea è quella di unire le visioni tecnologiche e l'innovazione a quelle che sono poi le opportunità di crescita. Quali? Il controllo del risparmio energetico, le government, la e-health, l'infondibilità, la sicurezza, la sorveglianza, il turismo intelligente. L'idea è focalizzarsi su quelli che sono i bisogni emergenti delle smart city, perché in questo ambiente si permette anche la condivisione, lo scambio di conoscenze tra imprese, università, anche con il contributo di laboratori come il DSIT Lab del Dipartimento di Ingegneria Informatica. E una delle caratteristiche di questo laboratorio è proprio questa, è la vicinanza alle sedi universitarie, agli studenti dei corsi delle discipline economiche, giuridiche, sociali, ambiti che sono sempre più caratterizzati, no, dall'impatto delle tecnologie digitali. Proprio per questo, in primo luogo, sono gli studenti, i laureandi, i dottorandi che diventano il punto nodale di sblocco e di abilitazione di quelle che poi sono le opportunità. First Lab quindi è un'iniziativa no profit per la città di Firenze e vuole costruire nuove professionalità in grado di rispondere sempre di più a quelle che sono le specifiche esigenze dei territori metropolitani. È un luogo di condivisione di idee, di pensieri e soprattutto crediamo che sia la base per una digital transformation che è la concretizzazione delle idee verso un qualcosa di tangibile che poi sia utile veramente e quotidianamente nelle città. Siamo impegnati nel diffondere questa cultura digitale perché è una base indispensabile per costruire sia la Smart City, la Future City di Firenze, ma anche l'Italia di domani. E lo facciamo partendo dalle persone che sono più giovani perché sono proprio loro che domani saranno i protagonisti di questa grande trasformazione. Grazie molto Enrico, in particolare per questa attenzione per i dottorandi, perché essendo stato io parte della categoria non sempre mi sono sentito così supportato da qualcuno. Comunque, grazie davvero e chiudiamo il nostro giro con il dottor Enrico Pisino che è CEO presso Competence Industry Manufacturing 4.0, con il quale andrei a completare il quadro che abbiamo fatto questa mattina con la tessera mancante, cioè quella dei trasporti, perché il dottor Pisino è anche presidente del cluster dei trasporti. Come si lega questo tema al tema della Smart City e qual è la situazione oggi e cosa ci possiamo aspettare? Intanto grazie mille, cercherò di essere veloce come è stato anche l'altro Enrico che mi ha preceduto e che è sostanzialmente ha messo in evidenza al di là del dottorando il ruolo che poi ha l'end user, il cittadino,
Allora, io voglio essere un po' provocatore all'inizio, no? E dico, come lo è stato anche l'avvocato Rotondi, parliamo di smart city. Proviamo a chiedere a qualunque cittadino di qualunque città, a caso italiana, se riconosce la propria città come una città intelligente. Io credo che la risposta media sarà assolutamente no. Siamo ben lontani da un concetto di smart city. Se pensiamo, guardiamo la smart city non dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista infrastrutturale, ma guardiamo in termini di servizi che la città eroga e la modalità con cui eroga i servizi ai cittadini. E dico questo perché io ho apprezzato molto l'intervento dell'assessore Sala della Regione Lombardia. Per me Milano non è una smart city, la Lombardia non esprime ancora delle smart city, ma sicuramente è l'approccio smart, cioè l'approccio con cui la regione sta cavalcando la transizione al digitale per risolvere i problemi concreti dei cittadini lombardi. Allora io partirei da quello, proviamo a condividere gli approcci smart, intelligenti, così come quello che ci ha raccontato Enrico, a diffonderlo in best practice in Italia. Perché? Perché è vero che adesso tutti usiamo gli acronimi di transizione, di digitalizzazione, di specialization, come dire, possiamo morire di acronimi, però alla fine nessun investimento, nessun processo di digitalizzazione delle infrastrutture porterà dei risultati se non parallelamente portiamo avanti un processo di re-engineering dei processi, di re-engineering dei processi che portano ai servizi e di sviluppo dei nuovi servizi grazie alle nuove tecnologie, quindi al digitale. Poi parlerò di cosa si sta facendo nell'ambito della mobilità sostenibile, soprattutto della mobilità urbana, affinché appunto la smart city sia tale anche da un punto di vista dei trasporti. Però un'altra buona pratica è quella di pensare alla città come un laboratorio in cui realizzare delle sperimentazioni per i cittadini e dei laboratori in cui eventualmente sviluppare le idee che anche i cittadini possono portare come esempio, come proof of concept. Quindi benvengano tutte le buone pratiche per sviluppare dei servizi intelligenti. Ma arriviamo al mondo dei trasporti. Noi siamo nel mezzo di una rivoluzione, ma di una vera e propria rivoluzione, la rivoluzione dei mezzi di trasporto. Sapete che si sta parlando di veicoli a guida autonoma o comunque assistita o comunque elettrificati anche al 100% con batterie piuttosto che con PSL. Sapete che stiamo parlando di strade ormai digitali, parliamo anche di servizi e quindi sostanzialmente la grossa sfida che si sta portando avanti a livello di ecosistema della mobilità sostenibile è far dialogare questi mondi e cercano ognuno per sé di digitalizzarsi, di procedere verso questa transizione alla digitalizzazione. Allora, un momento in cui questi tre mondi, questi tre ambiti comunque si confrontano per realizzare servizi per i cittadini, credo che sia il vero a cui dobbiamo in qualche modo sostenere il paese. E questo è il momento per farlo, perché io vedo sempre attività con, lasciatemi dire, degli spiccioli a disposizione per fare le sperimentazioni, per fare l'infrastruttura. Possiamo step by step tendere a un mondo migliore? Può darsi, ma oggi abbiamo l'opportunità del recovery fund. Allora, definiamo le priorità, la salute, la mobilità, il benessere, tutto quello che, decidiamo. E poi mi piacerebbe tanto che le buone pratiche, di definire delle strategie, poi di finalizzare in maniera coerente, senza spezzettamenti, quello che oggi abbiamo a disposizione sia veramente l'agito del paese e non soltanto l'agito di chi riesce oggi a mettere le buone pratiche a terra. Quindi sostanzialmente nell'ambito della mobilità abbiamo una grossa opportunità per non soltanto
contribuire allo sviluppo di una mobilità urbana sostenibile e quindi contribuire al concetto di smart city, ma abbiamo anche la possibilità di supportare tutte le filiere industriali, tutte le industrie che operano sul nostro territorio per essere all'avanguardia nell'ambito delle tecnologie per le smart city. Allora, questo grosso progetto strategico io non l'ho ancora visto e quindi auspicherei veramente che ci fosse un tavolo in cui non si parla con gli slogan, non si parla facendo pushing tecnologico, ma si parla di un grande progetto strategico, chiamiamolo smart city, chiamiamolo smart mobility, chiamiamolo come decidiamo di chiamarlo, ma concreto per finalizzare gli investimenti e le attività come dire, che possono essere supportate dal recovery fund. Però ricordo, importante investire? Sì. Importante ammodernare le infrastrutture? Sì. Ma è importantissimo sviluppare i processi basati sulle nuove tecnologie e soprattutto dei servizi che rendano, come dire, al cittadino smart la città piuttosto che il sistema di mobilità. Molte grazie, dottor Pisino, in particolare per aver pazientato fino alla fine di questa sessione per fornirci un elemento altrettanto importante rispetto ai temi che abbiamo trattato quest'oggi, come quello della mobilità. Siamo andati ben oltre il tempo che ci eravamo dati, quindi a me non resta che andare in chiusura. Vorrei anzitutto ringraziare tutti gli ospiti che hanno partecipato al panel di oggi e mi spiace per non avervi potuto dedicare più tempo. Se ci stanno ancora ascoltando, ringrazio anche gli ospiti che hanno preso parte ai panel precedenti, il pubblico che ci segue da casa e che ha resistito fino all'ora di pranzo. Permettetemi di ringraziare anche i colleghi di Comunicazione Italiana che hanno reso possibile tutto questo. E l'ultimissima cosa è ricordarvi l'appuntamento di domani. Oggi era metà del forum dell'innovazione sostenibile, la parte dedicata all'intelligenza artificiale. Domani ci soffermiamo su un tema di frontiera come quello dell'innovazione sociale, a cui dedicheremo la sessione mattutina. Seguirà un'altra sessione sul tema dello smart working, come ho ricordato poco fa, e chiudiamo con una sessione su sostenibilità e territorio che mi vedrà ancora in conduzione. Grazie ancora a tutti, buon pranzo e a domani.